Ciao, io mi chiamo Sidney, benvenuto sul mio canale e in particolare sulla mia rubrica russaliana, Appunti russi in italiano, in cui ti racconto della mia vita quotidiana in Russia. Ti sarai domandato, o forse non te ne frega proprio niente, a proposito, se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche. Se non ti sei mai domandato quale sia lo street food più popolare in Russia, forse è il momento proprio adesso di domandarselo. Quale sarà? I blini, forse dei quali ti ho parlato nel video sulla Maslenitsa, o i sirniki nel cuppidiello, i pelmeni nel cuppidiello? No, lo street food più popolare in Russia non è uno street food tradizionalmente russo, ma è uno street food tradizionalmente asiatico e in particolare islamico, se così si può dire. Stiamo parlando della shawarma o shawarma, che è l'equivalente di quello che in Italia noi chiamiamo kebab e che compriamo dal kebabaro. La parola shawarma è una parola di origine araba ed è quello che nelle lingue turciche si chiamerebbe döner, perché negli ultimi 30 anni la popolazione proveniente dalle ex repubbliche sovietiche di religione musulmana è aumentata e per questo alimento è diventato molto popolare anche per la sua praticità. Ricordo che circa una decina d'anni fa la catena Tiremok aveva provato a sfondare sul mercato dello street food e dei fast food, ma con poco successo. Tiremok fa blini, fa prodotti tradizionalmente russi, però i suoi prezzi sono relativamente alti e il formato delle porzioni non è abbastanza comodo da poterle consumare in strada. Invece la shawarma è un prodotto nutriente, contiene carne, contiene verdure, contiene tutto, si può prendere al volo, si può mangiare in strada. Oggi vi porto con me a comprare la shawarma. Так, шаурму, пожалуйста, с курицей. А, не, почему с курицей? Какую можно шаурму взять? С курицей классическую. С говядиной? Давайте просто с курицей, да. Questa è la mia shawarma. Non abbiamo potuto filmare quasi niente all'interno perché la cassiera è il tipo che taglia le shawarma, che taglia la carne, insomma, quello che le prepara. Erano terrorizzati dall'idea che noi li potessimo filmare. Io capisco che qualcuno non ha desiderio di apparire su YouTube, sui canali della gente, però siccome adesso siamo in un'era in cui è così comune comparire sui social network e ognuno di noi, insomma, c'è gente che partorisce pure in diretta, poi non che io sia a favore di questa cosa, però mi fa sempre un po' strano quando le persone reagiscono con così tante riserve e a volte anche così tanto aggressivamente quando gli chiedi semplicemente. Vabbè, comunque non fa niente, raga. Uscite e andate a vedere come tagliano il kebab nel vostro paese. Qua lo fanno esattamente alla stessa maniera. Questo è il mio kebab, cioè la mia shawarma. È buona. È proprio la cosa ideale quando hai fame. Volevo aggiungere che ci sono dei posti in cui la shawarma è solo halal, in russo halal. Insieme alla shawarma puoi comprare solo bibite analcoliche e ci sono molti altri posti in cui puoi comprare la shawarma, però è già possibile comprare anche la birra. Tra l'altro, quando la shawarmiechna, cioè il posto che vende la shawarma, è halal, c'è sempre il simbolo halal sull'insegna o all'esterno. E anche volevo dirvi che se inizialmente nasce come street food, no? E quindi si trovava in questi chioschi che c'erano 12 anni fa a Mosca, che poi sono stati anche demoliti. Io ricordo le mie prime shawarma e anche le mie prime indigestioni, perché magari la qualità della carne non era così buona. Adesso la shawarma si può anche trovare in alcuni ristoranti, quindi ci sono anche diversi livelli di shawarma. E a te piace la shawarma e soprattutto come si chiama il tuo paese, la shawarma, la shawarma
o il kebab o il doner. E se sei mai stato in Russia, qual era il tuo street food preferito? Hai provato la shawarma o hai provato qualche altra cosa? Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale, accendi le notifiche per non perderti altre storie pazzerelle della mia vita quotidiana e della mia vita quotidiana in Russia. Ciao!